Questa casa era divisa adesso in due famiglie, e comunque tutta casa Roll. Questa parte era proprio la parte dove era la residenza estiva della famiglia Roll. La casa di Roll, di Gustave, della famiglia Roll, è stata divisa in due famiglie, è stata acquistata da due famiglie. Oggi gentilmente la famiglia Pandolfi e la famiglia Malavella ci hanno aperto le porte e ci hanno permesso di fare la visita nella loro casa. È stato veramente qualcosa di meraviglioso e ringrazio tutti, ringrazio i cittadini, ringrazio il sindaco, il nostro sindaco Sadone Adriana, ringrazio i miei colleghi da Perloco e tutte le persone che sono stati presenti, che ci hanno accompagnato in questa meravigliosa giornata in ricordo del 25esimo anno della dipartita del Rena di Gustavo Adolfo Roll. Roll è stato battezzato qui e Gustavo Adolfo Roll è venuto da padrino. Quindi Gustavo Torina è figlioccio di Gustavo Adolfo Roll, è venuto lui da padrino e si è stato battezzato in questa chiesa. Dobbiamo cercare di aiutarci l'uno con l'altro nel difficile cammino della vita, così gradino dopo gradino. Potremo progredire nel cammino della saggezza sino a raggiungere la meta finale. Se amate qualcuno soltanto perché vi aspettate qualcosa da lui o che si comporti nel modo che vi piace, sarebbe troppo comodo ed egoistico. In questo caso dovreste domandarvi se amate quella persona oppure voi stessi. Bisogna riuscire a superare il proprio egoismo, a uscirne imparando a sviluppare un amore reale per il prossimo. Quando faceva i suoi esibizioni, là noi giovani avevamo 14 anni, 15 quei tempi, e allora si andava lì al Levante, a quei tempi si chiamavano Levante, dove c'è Punta Capo adesso. E allora lì faceva le sue esibizioni, faceva tremare tutti i bicchieri sulla tavola con là, si dichiaravano contrari uno con l'altro, così. E poi tante cose altre. Poi anche tempo di guerra, che ha fatto tante cose. Per noi che eravamo partigiani, anch'io che sono stato in carcere nel 45, passava sempre nella mente. Qui c'è energia, si sente neanche parecchia. Si sente.